Presidente Marsilio, il giro in Abruzzo, due giorni davvero importanti. Due giorni di gran festa, quindi complimenti alle amministrazioni comunali che hanno voluto e impegnato anche risorse, tempo, energia per portare il giro nelle nostre città e nella nostra terra. La Regione Abruzzo le ha sostenute anche intervenendo per il ripristino del manto stradale e permettere così agli atleti del giro di poter correre in sicurezza e di poter vivere queste giornate di festa. Come vedete qui a Tortoreto, ma ieri a Basto e L'Aquila, le città che sono attraversate dal giro e che sono magari inizio o fine di una tappa, ricevono dal Giro d'Italia molto di più di quanto investono, e quindi anche per il prossimo anno e per le prossime edizioni la Regione sosterrà sempre le amministrazioni e speriamo di vedere sempre più gente, sempre più presenza, sempre più partecipazione in questa meravigliosa festa che è il Giro d'Italia. Giro in Abruzzo, partiamo dalla grande emozione dell'Aquila. Beh, guarda, io ormai sono 25 anni che faccio questo lavoro dopo aver fatto 10 anni da professionista, e quando arrivo all'Aquila già 10 anni fa, quando siamo arrivati, era un'emozione. Ora che sono arrivato dopo 10 anni è un'ulteriore emozione, che mi fa piacere che il popolo abruzzese sia riuscito a ricostruire per quello che hanno potuto e riprendere a vivere la città. Hai visto quanto è stato bravo il Giro d'Italia, quanta gente che è riuscita a portare ieri all'Aquila? Sembrava una giornata come 10 anni fa. No, guarda, ieri poi sai chi avevo in macchina ieri e avevo Maurizio Formichetti, vabbè, che lo sanno tutti, che è quello che per noi qua in Abruzzo è il nostro uomo del Giro e della Tirreno Adriatico per l'Abruzzo, e anche lui stavamo parlando appunto della gente che c'era sulle strade ed è stato veramente un'emozione, credimi, veramente. L'ultima, Tortoreto Lido, perché c'è tantissima gente anche in partenza. Beh, ma io sono sempre dell'idea che la partenza è il luogo migliore per vedere i corridori, perché l'arrivo arrivano e sfrecciano via, mentre la partenza è il modo di vivere a contatto con loro e con tutta la carovana del Giro.